Buon pomeriggio amici, oggi abbiamo una prelibatezza perché oggi vi insegnerò a fare qualsiasi tipo di cucina farete, la gente dirà che siete favolosi, stupendi, grazie a Luigi. Adesso io oggi vi do delle indicazioni per cui ogni volta che farete i vostri piatti di pesce, basta fare il pesce sciato, insipido, che non sa di nulla, oggi vi dico io come preparare un pesce decente, buono e che vi faccia fare gli applausi. Questo è un mostro che, come potete vedere, è soltanto una piccola parte di quello che andremo a preparare. Un attimo che vi dico cosa andremo a preparare, oppure voi ci avete ragione, vi dovevo dire che cosa era quello che dovevamo preparare. Andremo a preparare un brodetto di pesce, ma non si mangia. Servirà per condire tutte le vostre pietanze a base di pesce. Quindi anche quando non vi va, non avete voglia, però ci avete il pesce e non sapete come farlo, lo fate semplicemente, poi ci mettete quello che adesso vi spiego e verrà eccezionale. Procediamo. Allora amici, dunque, vi stavo dicendo che praticamente oggi faremo un brodetto. Questo brodetto come lo faremo? Metteremo a bollire per un paio d'ore, se non tre, tutti gli scarti dei pesci. Voi cercate di andare in una buona pescheria, ordinate del pesce, ve lo fate sfilettare, ve lo fate mettere da parte tutto bello pulito, ma quello che loro stanno per buttare, gli dite me lo metti da parte, voi tornate a casa da bravi e per un certo periodo mettete a congelare, ok? Tutti i pesci buoni, quindi le lische dei pesci buoni, quindi spigole, orate, dentice, pesce San Pietro, insomma pesci di una certa qualità, e soprattutto quindi tutte le pinne, le spine, tutto quello, tranne l'interiore chiaramente, tutto ciò che sono gamberi, gamberetti, gamberoni, scampi, mazzancolle, tutti possibilmente sempre abbastanza puliti, quindi senza l'interiore. Quindi in questo caso io adesso vi faccio vedere cosa io vado a preparare. Intanto di mostri ve li faccio vedere, ma non sono determinanti, nel senso che i miei mostri potrebbero non essere i vostri mostri. Questo è un pesce San Pietro che ci siamo mangiati un po' di tempo fa. In questo caso allora questo è un pesce San Pietro, chiaramente la carne che ci manca l'abbiamo mangiata e questa la mettiamo da parte. Qui, come potete vedere, ci sono un paio di spigole, sono ancora congelate, ma non è un problema, perché l'importante è che le spigole siano eviscerate, ci sia già ancora tutto il buono del pesce. Vedete, questa è carne che comunque quando verrà cotta sarà buonissima, perché da qui escono fuori tutti i sapori del pesce, tutta la parte buona sta qui. Questo è il mostro che abbiamo visto prima, che è la gallinella. Come vedete, quando andate in pescheria vi danno la parte buona, ma tutta questa voi la pagate, però è inutile buttarla perché questa è buonissima. Avrete dei successi enormi, soprattutto perché tirando fuori il sapore da queste parti, guardate qui dentro quanta carne c'è, però la carne non è la dovremmo mangiare, ci servirà per tirar fuori i sapori. Uscirà fuori un brodetto eccezionale. In ultimo io avevo da parte sia degli scampetti sia degli scampi e anche dei gamberi di Mazara. Questi sono eccezionali per fare il sugo. Che succede? Dobbiamo andare a soffriggere tutto quanto in padella direttamente e quindi ci spostiamo direttamente sul fuoco. Un momento. Servono degli ingredienti. Chiaramente, conoscendomi, se mi conoscete, sapete che io uso molte spezie. Perché le spezie? Perché le spezie esaltano i vostri condimenti. Se voi fate un condimento piuttosto leggero, basta mettere dentro delle spezie e quelle esalteranno tanto un pizzico di sapore in più e esaltando certi condimenti.
Andiamo a vedere cosa servirà per fare questo prodotto. Allora, circa una mezza cipolla bianca o rossa che avete, mezzo bicchiere di vino. Cominciamo con due agli, un paio di peperoncini, a me piace molto molto piccante, e una serie di pepe, di granelli di pepe, io non grattato, tutto intero, non importa, io qui ne ho due, tre, e poi se lo avete il coriandolo direttamente in grani, ecco qui. Poi servirà chiaramente un po' di sale, dello zenzero a fettine, due, tre fettine che mettiamo tutto insieme, adesso ve lo faccio vedere, e poi una serie di spezie vere e proprie. Segnatele, sono molto importanti, ma quello che fare un brodetto con o senza cambia mostruosamente il sapore. Vi assicuro che una volta che poi userete questo brodetto, e poi vi faccio vedere come lo dovrete usare, vi basteranno due o tre dadini e avrete delle pietanze eccezionali. Allora, questo è il famosissimo dragoncello, quindi un po' di foglioline. Se ce l'avete della menta, menta romana, mentuccia, quello che volete, della salvia, un po' di rosmarino, come volete, fresco, e dell'alloro. Tutto qua, mi sembra che abbiamo finito, quindi ci possiamo spostare direttamente sulla pentola. Allora amici, riprendiamo. Dunque, ho dimenticato la cosa più importante di tutti. Allora, quando avremo finito di fare tutto questo, ma poi lo vediamo, vi serviranno dei ghiaccioli, delle bustine per fare i ghiaccioli. Una volta si facevano i ghiaccioli per le bevande, noi invece ci andremo a mettere praticamente i nostri ghiaccioli di pesce. Quindi una volta passato tutto quello che andremo a fare, lo mettiamo qui dentro, si creeranno tanti piccoli ghiaccioli e voi ad ogni cottura ne prelevate uno, due, tre, quattro, a seconda di quelli che fate. Io ne farò tanti perché cucino molto e quindi io ho gli ospiti che citofonano con una bottiglia in mano, fanno ci siamo invitati e quindi sto sempre a cucinare. Quindi di ghiaccioli ne devo fare tanti. Andiamo a vedere. Mettiamo direttamente dei peperoncini. Non è un problema con o senza i semi, tanto mettiamo a rosolare anche un paio di agli e anche tutto il pepe, possiamo metterlo anche tutto insieme. Aspettiamo che rosoli un po' e poi cominciamo a mettere i primi pesci interi, a spezzi, spezzati, quello come volete. Questo sarà un grande minestrone di le prelibatezze del pesce, che sono le ossa, le lische, tutto ciò che c'è dentro al pesce che normalmente noi buttiamo, e invece questo sarà un risultato eccezionale, ma lo andremo a vedere pian piano. Quando il nostro soffritto incomincia a bruciare un po', incominciamo a mettere i primi pesci. Non guardate le mie quantità perché chiaramente io ne faccio tanto, perché lo tengo per tanto tempo congelato nel congelatore, prelevo sempre 5, 6, 10 dadini ogni volta e ci cucino. Fate soffriggere un po', quando comincia a soffriggere mettiamo il vino bianco. Se il pesce è ancora congelato, se volete lo fate scongelare, altrimenti mettete tutto dentro, tanto alla fine si scioglie tutto e tanto poi verrà fuori tutto, si affollerà tutto quanto, diventerà tutto parte infinitesimale, quindi verrà schiacciato totalmente. Ci metto anche mezza cipolla, non è un problema metterla prima o dopo, tanto con 2-3 ore di cottura rimarrà poco della cipolla, quindi non è un problema. Io sempre un po' esagerato, insomma, oltre a essere un buon gustaio, ho anche tanti amici che si presentano qui senza invito soprattutto. Chiaramente poi metteremo dell'acqua calda, riempiremo e lasceremo bollire per più ore. Mettiamo anche il sale, lo mettiamo dopo, e quando potete mettete un paio di rotelline di zenzero fresco, è abbastanza piccante, ma non è un piccante che dà fastidio, ma vedrete che ne sentirete veramente l'essenza interna. Quello fresco anche non sbucciato, non importa, perché purché sia fresco e non sia ammuffito.
In ultimo possiamo mettere i nostri rametti, tanto poi bolle tutto e quindi possiamo coprire. Intanto facciamo scaldare dell'acqua, o scaldate dell'acqua o aspettate, prendete dell'acqua dal vostro rubinetto. A questo punto possiamo mettere il sale. Regolatevi con il sale, perché chiaramente il sale dovrà salare tutti i vostri cubetti, che quindi quando userete non dovrete esagerare con mettendo il sale nuovamente sul pesce, perché saranno gli stessi cubetti che vi daranno la sapidità. Il brodo dovrà essere abbastanza concentrato, quindi è inutile fare un milione di cubetti di ghiaccio, conviene farne 100 e magari in ogni cubetto c'è l'essenza del pesce. Quando la gallinella sarà affogata possiamo alzare il nostro brodo e lasciarlo bollire, poi piano piano lo abbassate, lo fate sobbollire quanto più tempo possibile fino a quando si sia tutto rotto, tutto ridotto ai minimi termini, quindi tutte le spine, tutte saranno singole, non più attaccate alla colonna vertebrale. Quello vuol dire che è il momento di spegnere. Chiaramente dovete regolarvi all'inizio delle vostre preparazioni e provare a vedere quanta acqua mettere, in modo dalla fine di avere un concentrato giusto e non un'acqua sporca, ok? Potete chiudere con un coperchio e lasciar bollire per un'ora e mezza a due. Vi invito comunque a non mettere solo un pesce, soltanto un tipo di pesce, magari soltanto quello. Vi invito comunque ad avere due o tre tipologie di pesce, magari pesciolini anche piccoli. Evitate le triglie, ma sono molto buone gli scorfoni, anche le tragine, le lische delle tragine sono buonissime. E quindi quando avete due o tre tipologie di pesce e qualche gambero, mettete tutto insieme. I puristi dicono che bisognerebbe fare un brodetto di gamberi e un brodetto di pesce. È vero, però dovete fare doppio lavoro e tutto. Se siete gente che si accontenta e non dovete cucinare per il Papa, potete anche fare un brodetto che contenga tutti e due. Ci vediamo fra un paio d'ore, almeno per me. Voi regolatevi su quello che avrete fatto.